Basta ritardi sul Costa d'Amalfi, non si può più tergiversare. A Salerno si torna a discutere dell'aeroporto che letteralmente stenta a decollare. Il presidente della società di gestione Antonio Ferraro ha lanciato un ultimatum paventando anche di lasciare l'incarico se non arriva la svolta. Raggiunto telefonicamente da 8 Channel, Ferraro ha fatto capire in maniera lapidaria che per ora resta al suo posto, ma non è più tempo di ritardi e che con la regione c'è piena sintonia. La situazione è che noi siamo fortemente concentrati sul cronoprogramma che è stato illustrato e dobbiamo realizzarlo se vogliamo soddisfare quelle che sono le aspettative della Regione Campania, ma soprattutto la forte volontà del Presidente. Quindi diciamo c'è piena sintonia con Palazzo Santa Lucia? Assolutamente. Intanto il governatore Vincenzo De Luca non nasconde le difficoltà ereditate e i ritardi, ma allo stesso tempo lascia intendere che è necessario un confronto con Capodichino perché la Campania ha bisogno di due aeroporti. Sapete che abbiamo ereditato anche lì un mezzo disastro. Siamo stati costretti a rilevare come Regione Campania la quota di maggioranza dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano per evitare che si concludesse tutto nel nulla. Stiamo ragionando con Capodichino per tentare di mettere in piedi un sistema aeroportuale regionale. È un lavoro faticoso, ma insomma io credo che sia indispensabile avere un secondo aeroporto in Campania.